Continuiamo con questo excursus dagli studi di Giancarlo Barbadoro sulle proprietà del cromlech e sulle proprietà di ogni singola pietra. E questa è la pietra del ricordo. È chiamata così perché può servire per gli smemorati, può servire per ricordare episodi che si erano dimenticati ma che magari incidono ancora nella nostra vita, così come può servire in caso di amnesie o di shock da incidente che portano a dimenticare degli eventi. È molto utile anche per capitalizzare i ricordi, per fare in modo che i ricordi non costituiscano un'ipoteca negativa nella propria vita, ma possano servire per mantenere le proprie radici e per poter affrontare serenamente il futuro. Quindi una sorta di risanamento. Un risanamento che non è dimenticare le cose negative, anzi farne tesoro per poter affrontare il futuro in maniera più positiva. Quindi questa pietra può servire, che tra l'altro è la pietra legata alla gemma, alla rodonite e al segno del leone, può servire per, in casi di amnesia, per i casi di momentanea perdita della memoria, oppure casi in cui proprio si fa fatica a ricordare gli eventi o i dati raccolti. Però può servire anche per qualcosa di più profondo, cioè risanare i ricordi negativi e magari anche riuscire a perdonare.